Ma io dico a Salvini che di sicuro, se lascia il pregiudizio, viene a incontrare la comunità islamica. Io lo invito anche al nostro centro qui, l'ho invitato anche una volta in una trasmissione che eravamo io e lui, di venire, di vedere, di sentire. Io sono sicuro, si sente da vicino, e vivere dei momenti con noi cambierà idea di quello che dice. La mia opinione è che è una società democratica deve trattare tutti i cittadini allo stesso livello, che le minoranze anche devono avere lo stesso diritto della maggioranza. E grazie a Dio anche queste polemiche che sono state nella provincia di Milano, eccetera, sono finite anche di mettere d'accordo e di dare spazio finalmente dal sindaco. E io anche ho fiducia che il sindaco, di tornare dalla sua decisione e di ragionare di un modo, diciamo, di essere il primo cittadino per tutti. Ho capitato anche in Francia, in altro, di essere accusati di imam, di cose che non hanno detto e che hanno stato, diciamo, deviato il loro discorso, oppure preso una parte e lasciato un'altra parte. E quindi non si può giudicare senza a sapere quello che è successo veramente. Ma esistono ancora delle sacche di integralismo qui a Milano? Ma l'integralismo cosa vuol dire? L'integralismo è una parola che non mi piace, perché integralismo, se vuol dire che uno tiene alla sua religione completamente, ma questo bisogna essere coerenti con quello che uno crede. Ma se intende integralismo nel senso non rispettare gli altri, oppure non accettare altri come credono, come pensano, come è così, questo no, questo è l'Islam. Anzi, nel Corano dice che non c'è costrizione nella religione, quindi ognuno crede quello che vuole, poi guardiamo a Dio che ha ragione.